Buongiorno amici, oggi vi faccio vedere la ricetta che è semplicissima, 3 ingredienti e 4 massimo, se mettiamo anche il sale, ed è una ricetta che parte da noi giù in Puglia a Lecce, da San Martino sino alla Befana. In ogni festa o in ogni occasione c'è questa pietanzina qua, un antipastino, uno sfizio, così se vogliamo chiamarlo. Passiamo subito agli ingredienti ed è veramente super super facile. In questa ciotola abbiamo 100 g di farina, voi regolatevi per quanti ve ne servono, giustamente se avete tanta gente a casa ne fate di più, io per 2 persone già è più che sufficiente. Ho messo 100 g di farina e in 100 g di acqua tiepida ho sciolto 2-3 g di lievito di birra fresco. Impastucchio un po' per vedere casomai ci voglia un po' più di acqua, perché deve essere un impasto abbastanza molliccio. Ma mi farò vedere miscelato, ma ci vuole un altro po' di acqua perché l'impasto è così, vedete, molto morbido. Lasciamo lievitare sin quando si vede che è cresciuto o ha fatto effetto il lievito di birra. Ci ho messo anche un mezzo cucchiaino di sale e poi vi faccio vedere. L'impasto è pronto, ora passiamo alle ore. Mi sono preparata un cucchiaio, prendo un po' di impasto e lo butto nell'olio caldo e facciamo friggere. Di norma si prende l'impasto con le mani, si stringe a pugno e quello che esce dal pugno, la forma rimane. Però per non sporcarmi adesso le mani e poi il cellulare eccetera eccetera, facciamo così. Questa ricetta delle pittule leccesi è una ricetta proprio antica antica antica, perché prima in tutte le case c'era un po' di farina e un po' di olio, lievito, e con l'acqua, farina e un po' di lievito si fa questa bontà che comunque tu mangi 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 e sono buone buone buone. Quindi provate questa ricetta antica, la ricetta me l'ha tramandata mia madre. Ci sono alcune persone che nell'impasto mettono anche una patata, questo fa sì che le pettole rimangono soffici più che altro, invece senza patata diciamo che è più croccante. Ecco, io siccome ho fatto solo 100 g di farina e sono uscite forse una trentina di pettoline, quindi per 2 persone già più che abbastanza. Vi auguro una bellissima prova, un buon San Martino. San Martino campanaro, din don da, din don da, suona le campane, din don da. Tanti auguri a San Martino. Cremina oggi che l'ho fatta per assaggiare, ma la farò nei prossimi giorni, farò un tutorial dove vi spiegherò come l'ho fatta, e l'ho fatta con cannella, buccia d'arancia e cannella. Ha un sapore delizioso che con queste mie specialità, anche se sono con un po' di sale, spezzano benissimo. Comunque nell'impasto potete buttarci del cavolfiore lesso, delle alici, del pomodoro con le olive,
baccalà che si usa tanto, io non lo mangio, quindi no, però vi potete sbizzarrire come volete, oppure così semplici, senza niente dentro, ve le mangiate calde calde che sono un amore. Ora bando a tutte le ciance chiacchiere. Passerei all'assaggio. Poi, un'altra cosa. Non cercate di farle venire tutte uguali. È più bello quando diventano di tante forme. Mio padre diceva sempre che è bello che escono fuori tante forme diverse, quindi non fatele tutte uguali, precise, precise, rotonde, rotonde, no, perché è molto bello. Guardate questa, potrebbe sembrare un agnellino, una paperella, non lo so dire. Questo c'ha i pizzetti. No, dai, sono così carine. Da. Veramente, comunque, si sente? Qua, fate come credete meglio, con crema, cannella e buccia d'arancia. Con zucchero, oppure potete inzupparle anche in vin cotto, non so se si chiama così, quel vino che sembra quasi una marmellata, oppure fatele alle verdure, al pesce, come vi gusta meglio. Alla prossima ricetta. Ciao!